Stay Safe, Get Informed, titolo azzeccato per la 2 giorni organizzata all'Hotel Ritz di Senigallia dal gruppo giovani dell'Avis Marche, dall'Avis regionale in collaborazione con il Dipartimento regionale di medicina trasfusionale e con Abbott Diagnostic. Un convegno workshop dedicato ad un tema sensibile e attuale legato alla prevenzione e alla tutela della salute, ovvero le malattie infettive trasmissibili. I dati riguardanti questi temi complessi sono impressionanti, sia per quanto riguarda i casi di AIDS, sia per le malattie infettive come l'epatite C o infezioni ospedaliere. Obiettivo del convegno è quello di sensibilizzare e formare cittadini e addetti ai lavori attraverso l'impegno dei giovani, come sottolinea ai nostri microfoni il presidente Avis Marche Massimo Lauri. Questo è un evento partito da un'idea del Dipartimento e dalla Abbott, che ringraziamo entrambi per averci sostenuto in questa iniziativa, ma che è stato voluto dai giovani per i giovani. Crediamo molto nelle loro potenzialità, sono dei ragazzi che sono preparatissimi e i messaggi che devono arrivare ai giovani come questi della sicurezza, se vengono trasmessi dagli stessi giovani, hanno una valenza sicuramente maggiore. In questo noi crediamo e crediamo che i ragazzi devono essere pronti oggi, non sono solo il nostro futuro ma sono il nostro presente, e questa è la dimostrazione che loro sono forti, sono vivaci, ma lo sono oggi. È importante poter comunicare per farci conoscere, per farci vedere, per far amare l'associazione e il dono da più gente possibile. Quindi noi cerchiamo in qualche modo di comunicare il più possibile. È un mezzo e siamo anche qui convinti che oltre alle nuove tecnologie sono i giovani il mezzo migliore per comunicare. Siamo con il dottor Mario Piani, direttore del Dipartimento regionale di medicina trasfusionale. L'importanza di questi 2 giorni? È data soprattutto dal fatto che a partecipare siano i giovani di molte regioni italiane che si sono costituiti in gruppi di lavoro, in gruppi di studio e che oggi presentano qui il risultato del loro lavoro. È importante perché i giovani hanno organizzato da soli, con il nostro supporto sicuramente, ma da soli tutto l'evento, e hanno saputo dare indicazioni precise sui temi da trattare, perché sono quelli di loro interesse. L'importante per noi è che si stia costituendo una coscienza nei giovani in termini associativi e che questo sia il futuro dell'associazione dei donatori di sangue. Anche perché le malattie infettive, le malattie trasmissibili sono purtroppo ancora oggi argomento di stretta attualità, quindi è giusto sensibilizzare proprio tra chi ne ha a che fare tutti i giorni. Assolutamente sì, è un problema dei giovani che si spostano e viaggiano in altre nazioni, è un problema di convivenza con persone che vengono da altre nazioni e che potrebbero essere portatori di malattie infettive. Tutto questo serve per renderli edotti delle misure da prendere nel caso si voglia vivere una normale vita con persone di altre etnie, ma soprattutto di provenienze di ambiti geografici che possono essere a rischio per la trasmissione delle malattie. Donare è sempre più importante perché abbiamo la necessità di garantire il sangue e gli emocomponenti a tutte le persone che sono ricoverate in ospedale e che ne hanno necessità, ma serve soprattutto per garantire anche ai donatori stessi un controllo continuo e quindi delle misure preventive per la loro salute, e questo è un patrimonio che noi non vogliamo assolutamente perdere. Il dottor Claudio Galli, direttore medico europeo di Abbott Diagnostic. Perché l'Abbott ha deciso di sposare questa iniziativa? È un'iniziativa meravigliosa, è un'iniziativa quasi commovente, perché c'è un bisogno enorme di coinvolgimento dei giovani in tutte le attività sanitarie. Noi siamo un'azienda vecchia, Abbott esiste da più di 120 anni, però crediamo fortissimamente nel rinnovamento, nella trasformazione delle persone, perché se non c'è una trasformazione delle persone non si riesce a trasformare nulla in questo nostro mondo. Lavoriamo nel settore sanitario, questo è un aspetto fondamentale secondo noi del settore sanitario, quindi coinvolti molto entusiasticamente dal dottor Piani, dall'Avis regionale, volentierissimo abbiamo aderito, ci sembra veramente una cosa fenomenale. Tra l'altro i ragazzi presenti hanno organizzato in questi 2 giorni degli workshop, quindi lavoreranno proprio a livello pratico su queste tematiche importanti. Estremamente pratico, è stato fatto un lavoro di preparazione da parte dei 4 tutor che hanno distribuito materiale aggiornato sugli argomenti.
i leader dei gruppi se lo sono già studiato, e la cosa carina sarà vedere come viene declinato, perché lo scopo poi è produrre materiale divulgabile, quindi qualcosa che sia praticamente utile a tutti. In Italia ci sono circa 4.000 nuovi casi di AIDS ogni anno, 2 milioni di malati di epatite C e le infezioni ospedaliere, più di 2 milioni e 200 mila secondo uno studio realizzato da Federanziani, hanno causato 22.000 morti tra il 2008 e il 2010. Inoltre, altri studi recenti hanno evidenziato come i batteri stiano diventando sempre più resistenti ai tradizionali trattamenti antibiotici, questo a causa dell'abuso che ne facciamo. Occorre combattere queste patologie. C'è una bassa percezione di quello che è il rischio di acquisire delle infezioni attraverso i rapporti sessuali. Primariamente adesso il problema HIV-AIDS è sui rapporti sessuali. È finito, diciamo, esaurito in Italia il rischio sostanzialmente dovuto alla tossicodipendenza. Adesso l'HIV-AIDS, ma anche molte altre infezioni vengono trasmesse attraverso i contatti sessuali. Se noi giovani, adulti, non siamo consapevoli di quel rischio che corriamo in rapporti occasionali o con persone di cui non conosciamo bene il passato, effettivamente un rapporto non protetto può essere veicolo di varie infezioni. L'HIV, che è il grande spauracchio, perché da HIV non si guarisce. È aumentata la sopravvivenza, ci sono dei farmaci, ma non c'è vaccino e non c'è cura. E poi altre infezioni come i condilomi, l'herpes, la clamidia, la sifilide, che sono sì curabili ma se prese in tempo. Se non sono prese in tempo, queste infezioni possono portare addirittura alla sterilità. Oggi ci domandiamo come mai c'è un basso livello di concepimento in Italia, pochi bambini che nascono. In parte c'è anche un problema di infertilità che si è diffuso negli ultimi anni, probabilmente per infezioni sessualmente trasmesse, non diagnosticate tempestivamente e non curate. Quanto è importante la collaborazione con Avis, Mark, in questo caso, per arrivare sempre di più nel cuore della società? È essenziale, perché l'Avis può veramente arrivare a persone che sono motivate da un gesto di donazione, che è quella della donazione del sangue, e al contempo sono responsabili, quindi maggiormente si possono far carico, essendo consapevoli dei rischi che si corre donando un sangue che potrebbe avere degli agenti infettanti, cercare di essere promotori di una nuova educazione, non soltanto a un benessere generale, ma anche ad una nuova salute sessuale che passa per rapporti consapevoli e maggiore coscienza di quella che è la nostra vita, anche vita privata. Natasha Zingales, coordinatrice Giovani Avis Marche. Due giorni impegnativi tra convegni per sensibilizzare i cittadini e workshop per fare formazione. Ci sarà una sessione plenaria dove parleranno degli esperti del settore per quanto riguarda l'argomento delle malattie trasmissibili e infettive. Dopo questa plenaria ci saranno invece dei gruppi di lavoro che sono coordinati da dei ragazzi provenienti da diverse altre regioni che hanno collaborato con noi per questo progetto, facendo anche una sezione di training con la Apple per quanto riguarda poi la realizzazione delle loro idee, e ci sarà poi il ritorno in questa sala dove verranno esposti i lavori che hanno fatto durante queste due giornate, condividendole poi con tutti i ragazzi che hanno partecipato all'evento. Uno dei temi che tratteremo è proprio come rapportarsi quando si va in altri luoghi, quindi quali sono i vaccini da fare, qual è la cultura di questi paesi, per cui come comportarsi quando si è lì. Sicuramente, ecco, a livello scientifico, a livello di prevenzione, saranno due giornate molto cariche dove i ragazzi impareranno veramente molto e quindi potranno metterlo in pratica nelle giornate a seguire.